Chiamo qui Riccardo Vivola di James, che ci sta raggiungendo per questa staffetta culturale. 5 minuti a partire da adesso. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito come Presidente ospiti. Mi chiamo Riccardo Vivola e sono socio fondatore e presidente di JAIS. JAIS è una startup innovativa che nasce in ambito accademico, per cui siamo spin-off dell'Università di Modena e Reggio Emilia e ci occupiamo di ingegneria geomatica. E ora verrebbe da chiedersi qual è il legame tra l'ingegneria e la cultura. In realtà la geomatica e l'ingegneria geomatica sono discipline assolutamente trasversali. E come possiamo vedere ci occupiamo di sostanzialmente rilievo, progettazione e soluzioni in ambito civile, infrastrutturale, meccanico, industria, architettonico, archeologico e territoriale. Per cui oltre a una serie di servizi legati all'ambiente, all'industria, alla meccanica, abbiamo chiaramente anche delle attività di geomatica per i beni culturali. In questo ci inseriamo un po' in tutto il processo della conoscenza, della tutela e della valorizzazione. Per cui partendo dal rilievo tridimensionale tramite tecniche a scansione piuttosto che fotogrammetriche, risolviamo il problema della documentazione dei beni culturali, che è sicuramente il primo passo che ancora oggi viene abbastanza tralasciato, ma soprattutto a seguito della digitalizzazione del patrimonio culturale, per cui con a disposizione i modelli tridimensionali siamo in grado di portare l'attenzione anche sulle attività di conservazione e fruizione. In particolare è possibile fare analisi di tipo ingegneristico tecnico, ad esempio come utili per le attività di recupero e integrazione, piuttosto che di ricostruzione virtuale, fino ad arrivare ad attività legate al mondo della stampa 3D, di cui si è già parlato, anche vi volevo presentare un piccolo esempio, tour virtuale, realtà aumentata e realtà virtuale. Le tecnologie, come vediamo, sono innumerevoli, tecnologie di cui disponiamo e di cui ci serviamo. Il tutto però per cosa? Volevo portare tre esempi significativi della nostra esperienza in questi due anni di attività. Uno è legato al sito archeologico di Pompei, in cui abbiamo avuto il piacere di lavorare per l'attività di documentazione di alcune domus, chiaramente, come potete immaginare, soggette a problematiche di conservazione. Per cui il primo passo l'anno scorso è stato quello di documentare alcune di queste domus, nella speranza poi che questi dati possano essere utili alla sovrintendenza per il quale è stato fatto il lavoro, anche per le attività successive di conservazione e spero anche di fruizione. Per quanto riguarda invece un esempio pratico di conservazione e fruizione, abbiamo avuto la possibilità, grazie a Reggio Emilia Innovazione e i Musei Civici di Reggio Emilia, di lavorare sul Palazzo del Maurizio, presso il quale abbiamo fatto alcuni sperimentazioni, tecniche di rilievo e di restituzione tramite tool virtuali interattivi, in cui l'utente può accedere a contenuti tra virgolette nascosti ed approfondire una visita oltre che la semplice visita presso il luogo. Infine, volevo concludere, ma visto la scaletta non so se ho la possibilità di farlo vedere, con una stampa 3D della prima formella della porta Principi del Duomo di Modena, che rappresenta un po' la storia del Santo Patrono di Modena, ma che è anche l'icona e il logo dell'Università di Modena e Reggio Emilia da cui proveniamo. Il team è composto da me e altre due ragazze di Reggio Emilia entrambe, e oltre a una serie di collaboratori che ci aiutano nelle nostre attività. Grazie.